Bentrovati al consueto appuntamento con fatti e opinioni. Oggi parliamo della realtà di Vittoria, ma non solo, anche in riferimento alle vicende che purtroppo spesso hanno contrassegnato Vittoria in quanto parte anche di un territorio più vasto per vicende di criminalità mafiosa. E lo facciamo con un ospite che è un lettore attento anche di questi fenomeni, non soltanto in punto di cronaca, ma soprattutto anche da un punto di vista anche di indagine storica e anche storico-sociale. Giorgio Stracquadanio, grazie per essere qui con Grazie, noi. grazie a te. Blogger è molto attivo con contributi di analisi critica anche su questo tema e soprattutto proprio su questo tema di recente ha dato una lettura di alcuni fatti che devono stimolare una salutare presa di consapevolezza e riflessione critica che cerchiamo di compiere adesso. E a proposito della mafia vittoriese, ci sono stati decenni di tante vicende che ancora appartengono anche al vissuto di chi ovviamente non è giovanissimo oggi, fin dagli anni 70, 80, la mafia che cambia pelle, Cosa Nostra, l'avvento della Stidda, poi le evoluzioni successive, oggi le commistioni, le sinergie con l''ndrangheta, che è l'organizzazione criminale più potente al mondo, quantomeno con le caratteristiche della matrice mafiosa. A Vittoria forse si cominciò con i primi soggiornandi obbligati che venivano insomma, dal cuore ristretto della Cosa Nostra di allora, una Cosa Nostra completamente diversa, però poi questo filo non si è mai arrestato. Sì, questo filo non si è mai arrestato. Gli anni 70, fine degli anni 60, primi anni 70, i primi soggiorni obbligati, e poi da lì, diciamo, parte tutto. Oddio, Vittoria, come diceva Sciascia, insomma, apriva un po' le porte, no? Era come dire la porta d'ingresso da questo punto di vista. Ma era sostanzialmente però un territorio dinamico economicamente, dove c'era un'economia sana, quindi queste persone trovarono chiaramente alcuni elementi su cui poter puntare, e da lì poi chiaramente si parte. Cirasa, e via via discorrendo, insomma, fino ad arrivare chiaramente ai giorni nostri. Cirasa già c'era, ma non penso, almeno leggendo un po' le carte, non penso fosse strettamente, come dire, organico realmente. Lo diventerà sicuramente col tempo, ma all'inizio non penso proprio. Cirasa è sicuramente il primo boss locale di cui si abbia memoria e anche una certa documentazione storica. Lui finisce grosso modo nell'83, quindi impera fino agli anni Settembre. 70. Nell'83 viene ucciso, ma si può dire che Cirasa fosse in qualche modo il primo elemento mafioso a capo di un gruppo comunque stratificato con una sua logica che a sua volta ha raccolto in qualche modo il know-how, no? Del fare mafioso. Dei primi mafiosi in soggiorno obbligato nell'area Cade Vittoria. Sì, diciamo che lui raccoglie questo know-how e lo sperimenta poi, chiaramente leggendo un po' le carte, le cose, lo sperimenta e diventando poi chiaramente un punto di riferimento, perché l'area geografica, la nostra area geografica, l'area geografica della provincia di Ragusa per certi versi si presta a questo tipo di operazione, no? E diventa un punto di riferimento per quanto riguarda il contrabbando delle sigarette. Chiaramente però gli interessi già negli anni 80 Ma cambiano la mafia di Cirasa radicalmente. era solo contrabbando di sigarette? Sì, la mafia di Cirasa era sostanzialmente era la mafia dei contadini, ecco, la mafia contadina per eccellenza. Non era una mafia strutturata come quella che poi si era già strutturata, come dire, nel palermitano, no? Cioè quella mafia di campagna che arriva a Palermo, scopre, diciamo, l'edilizia e quindi si trasforma in qualcos'altro. È rimasto sostanzialmente una mafia di campagna, ecco. E quindi il tessuto sociale ne rimaneva integro, almeno nella sua Sì, complessità, sostanzialmente. ma poi sono cose che anche il giudice Duchi, diciamo, in alcuni suoi interventi ha detto. Cioè, era un tessuto, diciamo, c'era questa delinquenza latente che come presente un po' dappertutto, e poi c'era questo personaggio che aveva questo ruolo, diciamo, tra virgolette, di padre buono, no? Per dirla come si dice ultimamente nell'ultima serie televisiva di Pificarro e Picone, il padre santo, ecco, aveva questa figura. Per il resto poi c'era chiaramente un po' di dinamicità, di effervescenza, ma nulla di più. Chiaramente gli anni Ottanta lì subentrano nuove logiche, Quindi nuovi nascono interessi. appetiti criminali nuovi, ben più corposi ed Molto estesi, più in capo ad corposi. altre persone che hanno bisogno di
eliminare, fare piazza pulita, certo, per poter impiantare la loro organizzazione mafiosa. E questi sono la Vittoria e la famiglia Gallo, esattamente, sostanzialmente. Da lì e poi, lì già passiamo alla droga e al racket dell'estorsione. Delle estorsioni, chiaramente, sì. Poi lì c'è un salto sostanzialmente di qualità. E lì ovviamente la compromissione, cioè comunque l'aggressione al tessuto sociale è molto forte. Lì l'aggressione diventa forte, diventa molto forte, è lì che praticamente si inserisce la mafia, diciamo, che chiede materialmente il pizzo ad ogni tipo di impresa. Lì si impone, diciamo, la primavera, diciamo, ecco, la primavera strutturazione, diciamo, di raccolta di soldi che servono poi per gli affari, si struttura in quel periodo lì. Chiaramente Cirasa non aveva questa componente, non gli apparteneva, o se gli apparteneva era, come dire, una sorta di riconoscimento che andava fatto alla persona, perché era uno che teneva, come dire, tutti calmi, tutti buoni, tutti tranquilli. Qui invece no, qui subentra un'altra logica, entriamo in un'altra fase. Servono soldi perché i soldi servono per la droga, e quindi si deve chiaramente estendere questa logica del racket. Non può essere un riconoscimento. L'egemonia della famiglia Gallo comunque dura poco, durerà pochissimo, 4-5 anni. L'83 viene ucciso Cirasa, l'87 viene sterminata, sì, la famiglia dall'87, Gallo. Entro l'87, tra l'87 e l'88. Ma in quegli anni, quando c'è questo cambio radicale di passo, e quindi si passa appunto alla applicazione a tappeto, no, del racket, del pizzo, e anche alla diffusione della droga, cosa avviene nella struttura sociale della città di Vittoria? Cioè, gli operatori economici si arrendono subito, cedono subito per un verso, e dall'altro quel flusso di droga va a soddisfare una domanda già esistente spontaneamente, quindi al di fuori di logiche criminali, o al contrario riesce a generare anche con la forza una domanda e un bisogno che quindi soddisfa? Va un po' l'uno, un po' l'altro. È presente sia l'uno che l'altro. È presente il fatto, diciamo, che c'è un'esigenza dello sballo, no? C'è un'esigenza dello sballo perché sono gli anni, diciamo, tra virgolette, chiamiamoli così, della Milano da bere, ma era un'idea, come dire, diffusa, no? Che c'era un po' dappertutto in Italia. E quindi anche noi, nel nostro piccolo, avevamo questa esigenza. E nello stesso tempo poi c'è, diciamo, la parte economica che per certi versi non riesce a rispondere o a contrastare. C'è sicuramente chi si oppone e proverà ad opporsi, però, diciamo, il tessuto si era già ben ramificato, quindi bisognava stare tranquilli, cercati l'amico, questa era sostanzialmente la frase, il ciccaleccio, diciamo, che girava era questo. E quando nell'87 la famiglia Gallo viene totalmente sterminata e al suo posto subentra quello che poi avremmo negli anni successivi scoperto essere il clan Carbonaro dominante, in effetti non è cambiato per nulla, cioè, il core business di quell'associazione criminale, che no, rimangono il pizzo e la droga, solo che cambiano i nuovi padroni, no? Sì, no, però c'è un fattore in più. Cioè, mentre nel primo caso rimane un po', no? L'alone, diciamo, del mafioso che cerca di redimere con calma, senza usare la violenza, con la Stidda invece la violenza diventa il valore aggiunto, no? La Stidda ha questo potenziale in più, no? Mettere la violenza come valore aggiunto, mi impongo perché sono violento e con me devi stare attento. Con i Gallo era diverso. Con i Gallo c'era questa componente, ma non veniva utilizzata con la stessa facilità, ecco, tra virgolette, chiaramente facilità, con cui veniva utilizzata dalla Stidda. E questo, diciamo, poi si imporrà ferocemente, diciamo, nel territorio, complessivamente al territorio, perché non controllerà, cioè sarà anche d'esempio, no? Sarà ad esempio in altre realtà, ad esempio i Carbonaro venivano utilizzati spesso anche dai Grassonelli, come venivano utilizzati a Gela, quindi, come dire, avranno un ruolo di primo piano proprio per questa loro caratteristica.
Certo, quindi il Carbonaro dominante, peraltro, per quanto siano un clan strutturato a Gela e a Vittoria soprattutto, sì, certo. Comunque fanno parte già di una galassia mafiosa, di certo. Una caratura criminale ben più pericolosa e ramificata in varie sì, altre parti. Ramificata soprattutto, diciamo, nell'area, diciamo, lungo la fascia costiera. Diciamo. Siamo già alla cosiddetta Stidda. Siamo già sì, alla cosiddetta Stidda, perché partiamo da Agrigento fino a... Sì. Diciamo, Agrigento, Caltanissetta, Ragusa. Agrigento, Ragusa, qualcosina, diciamo, Siracusa. Cioè, fino a Comiso, sì, insomma. Sì, 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 ma qualcosina anche nell'area siracusana, insomma. Qualche loro, diciamo, appendice lì sicuramente. E peraltro questa ricostruzione storica, anche con le date, appare coerente rispetto al fatto che a livello generale, quindi non soltanto a Vittoria, non soltanto in questa parte del Ragusano, la Stidda nasce... alla fine degli anni Ottanta sostanzialmente, sì, esattamente quando 80. I Carbonaro dominante si insediano a Vittoria avendo sì, sterminato la famiglia esattamente, Gallo, esattamente. Perché nasce soprattutto a Riesi, e lì torniamo alla mafia delle origini, no? Mafia degli origini. Riesi, uno dei centri a più alta densità mafiosa della Sicilia nella sua storia, aveva avuto un grande boss di Cristina. De Cristina, che fu ucciso nel 78 per volere dei corleonesi emergenti sanguinari di Totorrina, Provenzano, e allora c'era ancora Luciano Liggio. E, perché evidentemente non era allineata al nuovo modus operandi, e però lì negli anni poi successivi, cioè dopo questo shock, no? Perché certo. Appunto viene reciso questo filo, nasce sul territorio una aggregazione criminale, il clan Anna Loro, mi pare, sì, Riggio, Riggio sì, Stupia, che fa la reazione, fa la guerra, quindi si stacca e dà vita ad una galassia mafiosa che non ha la centralità organizzativa di Cosa Nostra, ma comunque ha sempre una forma... Sì, diciamo che diventa, è una mafia molto più flessibile, diciamo, meno rigida rispetto come dire, all'impostazione della mafia classica, no? Sempre un comportamento di natura vertigistica, però molto più, molto meno rigido, molto più flessibile. L'importante, come dire, è non pestare i piedi, non andare oltre certi confini. I perimetri, come dire, vanno rispettati, ecco. Però c'era molta più flessibilità, perché sostanzialmente la Stidda nasce in contrapposizione alla mafia, perché erano tutte quelle persone, come dire, che stavano ai margini, che vedevano queste masse di denaro, che comunque confluivano solo nelle mani di pochissime persone, loro li vedevano solo passare, ma poi ne sentivano il profumo, ma non ne potevano poi, come dire, apprezzare la consistenza. E chiaramente questo li mise poi in moto contro, diciamo, la criminalità organizzata, contro quel modello di criminalità organizzata, ne fece una, che è caratterizzato proprio dalla violenza, no? Cioè la violenza come valore aggiunto, la violenza come modo per rivalutarmi socialmente, ecco, per impormi nella società, per farmi rispettare nella società. Del resto è un po' l'identità di Riina, dei Corleonesi. Ma questa no? È, poi i Corleonesi hanno fatto la stessa cosa, perché all'interno, diciamo, di Cosa Nostra non erano sì, considerati, certo, come certo, dire... Riina prende il comando di Cosa Nostra. Riina era, cioè, essendo... i Corleonesi li chiamavano i Pier Incretate, no? Cioè, sì, erano dei sì, contadinotti. Ma proprio avendo messo in campo, avendo sorpreso certo, la mafia dominante certo, di allora, certo, per la eccezionale capacità certo, di violenza di violenza. Era capace, riuscì a fare cassa pulita e a prendere totalmente il controllo della situazione. Certo. Cioè. Quella cosa chiaramente mise in discussione quella leadership palermitana, in Zerillo, eccetera, eccetera. E qui invece nell'area, diciamo, la mafia dei salotti che faceva esattamente affari, quella ma che mafia, quella sparava solo se era necessario. Cioè. No, solo se Riina era necessario. Ha fatto ammazzare 1000 persone invece. Cioè, qualunque avversario lo ha fatto fuori, non... avversario interno, non avversario esterno. La stessa esterno, cosa, cioè. La stessa cosa fecero gli Stiddari, né più né meno. Sì, la caratteristica, come dire, da questo punto sì, di vista è molto simile. Sì. Quelle due caratteristiche li portano però c'è, poi... C'è anche una certa letteratura proprio che ci racconta quei fatti, quando nasce questa Stidda, perché nasce, come nasce, rispetto alla Cosa Nostra siciliana. E mi pare così che ci sia una citazione, questo in atti giudiziali, che definisce colui che veniva espulso sostanzialmente come uno che, come dire, perdeva lo status di confidente. Non so
qual era l'espressione utilizzata. Quindi una volta che si veniva esclusi, no, da questo rito liturgico, no, da questa patente di affidabilità dell'essere confidente, poi ovviamente si era fuori, si faceva la battaglia e quindi era una guerra interna. Per tanti anni quella della Stida fu una guerra interna agli esponenti di Cosa Nostra, almeno nella stessa parte di territorio. Sì, in questa parte di territorio sicuramente sì, cioè, fu una sfida, e fu una sfida che come dire, fu marcata col piombo e col sangue. E ci furono momenti in cui la capacità criminale di questa Stida non era inferiore a quella dei corleonesi di Totolina. No, nella maniera più assoluta. Tra l'87 e il 90, 100 morti ammazzati a Gela, 30 a Niscemi, 20 a Mazzarino, a Vittoria a Vittoria. Anche a Vittoria ci furono diverse morti. Una grande spirale di criminalità. Una forte spirale di criminalità. La città, come dire, ha vissuto momenti bui, tristi. È stata per molti versi anche isolata quella città, quando invece quella città aveva sostanzialmente il bisogno e sentiva e manifestava il bisogno di essere aiutata. Ora cerchiamo di riprendere il filo della città di Vittoria anche nella sua ovviamente struttura sociale e come visse questo fenomeno. Per completare un po' l'escurso, sono visto che Gela è molto vicina, no? E ovviamente se ne sentiva tutto l'effetto, perché però questa cosca era a Vittoria ma era anche a Gela e quindi ovviamente le cose che accadevano qui non è che lasciavano indifferente Vittoria. E appunto nel 90 ci fu la famosa strage della sala giochi, 27 novembre del 90 a Gela, la strage della sala giochi che portò al culmine anche una pratica criminale che utilizzava i minori per fare gli omicidi, quindi i baby killer. E mi pare che in uno stesso momento ci furono 4 agguati contemporanei, lo stesso pomeriggio, la stessa sera, con 8 morti, 11 feriti e un impatto micidiale. Un impatto forte, ma perché poi l'altro grande elemento era l'aspetto colorità. Cioè, non bisognava essere solo violenti, ma doveva essere una violenza spettacolare che doveva creare, come dire, timore, paura, e nello stesso tempo farli rispettare, perché non avevano comunque paura. Un'affermazione di potenza, chiaro, cioè dove la violenza è la spettacolarità, non la violenza, la spettacolarità della violenza. La spettacolarità, il messaggio più forte che poteva passare era quello della spettacolarità della violenza. E lì poi chiaramente si sono imposti. Anche lì però poi abbiamo, come dire, una curva che prima, no? una curva gaussiana, visto che siamo... Nel 90 quindi potremmo dire che sia il momento anche più alto di questa di questo stato di salute, di questa organizzazione criminale, difatti con questi raid, con questi omicidi ripetuti tra Gela, Vittoria e gli altri centri. Poi però da lì in poi invece scatta la reazione, un po' del clan Madonia, che era invece, come dire, integrato in Cosa Nostra, ma che era presente esattamente in questa parte della Sicilia, fu la reazione, credo che a Gela, almeno io non so, magari se mi sbaglio, in qualche traccia di documentazione storica, si affidasse di volta in volta nel tempo il gruppo Rinzivillo ed Emanuello, no? Che comunque per conto di Cosa Nostra contrastavano la cosiddetta Stida. Esattamente. E questi ebbero il sopravvento. Sì, poi ebbero chiaramente il sopravvento e poi lì inizia, diciamo, la fase discendente. Poco fa parlavo appunto di della cosiddetta curva gaussiana, no? Si arriva al culmine nel 90-91, poi lì praticamente è il massimo del livello, no? Della spettacolarità e della potenza anche, tra virgolette, economica, no? Perché controllavano tutto, non c'era un'attività che non fosse controllata. E poi lì chiaramente via via si spegne, perché un po' perché questa cosa diventa insostenibile, insopportabile, c'è una reazione da parte della società civile in quegli anni, una reazione silenziosa, ma c'è una reazione da parte della società civile vittoriese. Si parla poco di questo, si è sempre parlato poco. Ora lo approfondiamo. Giusto per chiudere questo passaggio, allora, dopo il 90 però si furono le prime crepe all'interno di questa organizzazione. Anche le azioni esterne, sia dello Stato in quell'attività di contrasto, di repressione che è riuscito a fare, ecco, con molti arresti, ma ci furono crepe interne che certo favorirono questa azione di repressione e poi sostanzialmente portarono al declino di questo fenomeno. Allora, la città, la società civile, le forze sane, il tessuto vivo della città che
era venuta, no? Dagli anni 50 in poi, no? Dal boom economico, l'oro verde, le serre, quindi questa grande vicenda di emancipazione, di riscatto anche di benessere economico, ma convivendo prima con i primi mafiosi in soggiorno obbligato, poi con le prime azioni di quella mafia contadina e poi con questa involuzione pericolosissima della Certo. mafia che ovviamente ostentava l'uso delle armi in maniera violenta e aggressiva. Dinanzi a questa fase storica, la città sana cosa fa? Ma la città sana in quegli anni prova a ribellarsi, prova più volte a ribellarsi, si ribella più volte e non solo con le manifestazioni, perché è giusto dirlo, insomma, ci furono persone, lo voglio ricordare, insomma, padre di un caro amico, il signor Incardona, che si ribellò, poi dopo anni fu riconosciuto come vittima. Cioè il padre dell'ex deputato Dell'ex all'Assi, Incardona, deputato l'ex all'Assi, politico, sì. sì. Dopo anni fu riconosciuto, ma come dire, è un antesignano, è lui che apre sostanzialmente le porte a questa Ma fu situazione. l'unico episodio eclatante? Quello fu l'episodio più Fu eclatante. insomma il nostro Libero Grassi? Perché nel Sì, 91 a Palermo c'è il Libero al Grassi, 91 a quindi. Palermo, ma noi ce l'abbiamo già qualche anno prima, quindi a Vittoria arriva qualche anno prima. E quindi ci fu una reazione, no? Ci fu una reazione. Solo che però non ci fu una risposta adeguata da parte dello Stato. La risposta adeguata arriverà poi con le stragi di Capaci e poi di Viglia Mello. Allora in quel caso lo Stato poi interviene a tappeto, ma in tutta la Sicilia. Ma ci fu una risposta inadeguata o insufficiente anche in termini di comunicazione pubblica? Perché nell'immediato non fu chiaro quale fosse il movente della uccisione di Incardona, o No, almeno non fu detto non fu chiaramente. detto chiaramente, la verità è che non fu detto chiaramente, si è dovuto attendere il processo per capire poi quello che è Ma se non successo. lo dicono gli investigatori che fanno le prime E indagini, questo cioè. bisognerebbe chiederlo appunto agli investigatori, perché la cosa, ci ridiamo sopra, ci rido personalmente, ma è una cosa triste, no? È una cosa veramente triste. Cioè, una persona che si ribella e non viene materialmente, l'uccisione di quella persona non viene compresa, non viene capita. Certo, Grassi per fortuna impedì che Vabbè, avvenisse questo perché lo scrisse sui giornali ma lo ben prima, scrisse no? prima, Sfidando sì, mafiosi, che erano i ma mafiosi non li pago. Ma lui li Incardona. sfidava diversamente, cioè, stiamo parlando di una realtà periferica. Palermo è stata sempre, come dire, nell'occhio del ciclone da questo punto di Come un vista. Ha avuto laboratorio proprio, sempre, cioè. come dire, una classe dirigente attenta che si opponeva, diciamo, all'economia mafiosa. A Vittoria questa attenzione, diciamo, non c'era, forse oggi, no? Per chi è un po' appassionato di queste cose, per chi passa tempo a leggersi e spulciarsi un po' le carte, ma all'epoca non c'era Quindi questa per anni cosa. ci fu anche questa grave E per colpa nei anni confronti di Incardona. ci fu questa grave colpa che arrivò, diciamo, con estremo ritardo, E lì si capì effettivamente come lo Stato non fu praticamente attento a queste cose. Le istituzioni dello Certo, Stato questo è un fatto gravissimo, perché non furono attente, se non ci può furono essere una cosa attente. peggiore del fatto che una persona per bene, un innocente, venga ucciso, è solo che non solo venga ucciso, ma non si dica perché è stato ucciso, quindi sprecando assolutamente questo Esattamente, sacrificio questo e facendo sacrificio. questo regalo enorme alla criminalità. Esattamente. L'errore, diciamo, l'errore più grosso fu È una questo. responsabilità È mostruosa. una responsabilità gravissima, è una responsabilità gravissima perché lì non si capì cosa materialmente stesse succedendo e che cosa praticamente bolleva in pentola e che cosa succedeva in quella città. Cioè, ci fu una sottovalutazione, una grave sottovalutazione di ciò che avveniva in quella città. Forse, come dire, anche negli apparati dello Stato esisteva, per carità, ora non vogliamo in questo momento evocare ipotesi di cui non abbiamo E riscontro appunto. immediato, ma se anche vogliamo tralasciare ipotesi di dolo, di connivenza vera e propria, ma sicuramente sotto un profilo culturale c'era una distanza abissale rispetto alla opzione netta della legalità e dello Stato contro i criminali, ma perfino dentro lo Stato, dentro gli apparati dello Stato. Sì, io non arrivo a fare questo tipo di considerazione, mi mantengo, diciamo, molto più in superficie. Io ritengo invece che ci sia stata molta superficialità. Molta superficialità, molta sottovalutazione, tantissima sottovalutazione.
Allora, negli anni 90 quindi comincia il declino del clan Carbonaro dominante, per quello che dicevamo, ci sono i primi pentiti all'interno, quindi le rivelazioni, fioccano le operazioni di polizia, il clan viene decimato con decine e decine di arresti, 92, 93 cominciano i processi e quindi la stida poco a poco si spegne, però rimangono tanti cani sciolti che ovviamente non ne vogliono sapere di abbandonare il campo ed è per questo, come Giorgio Stracquadanio scrive benissimo appunto nel suo blog, che avviene la strage di San Basilio il 2 gennaio del 1999, quindi pochi giorni fa, è stato l'anniversario, il 23° anniversario, quindi quasi un quarto di secolo fa, 5 persone uccise tutte dentro lo stesso bar in un'area di servizio alle porte di Vittoria, ma mentre 3 erano, come dire, prese di mira come bersaglio da parte degli avversari mafiosi, altri 2 erano degli estranei assoluti e quindi delle persone, due ragazzi semplicissimi, estranei a quel mondo, slegati da quel mondo e però vittime innocenti. Purtroppo sì, Ottone e Salerno, è giusto, come dire, ricordare anche i nomi di queste due persone che non c'entrano proprio nulla con quella situazione, ma purtroppo si trovarono al momento sbagliato, al posto sbagliato. Momento e posto, posto e momento. E i killer, il comando non si fece scrupolo, perché lo sapeva che magari uccideva anche altre persone in quel momento. Ma lì poi, come dire, bisognerebbe entrare nella testa di chi fa queste cose, perché è chiaro che insomma si entra e si inizia a sparare, perché sentendo i racconti insomma, di chi poi ha vissuto materialmente, entrarono e iniziarono a sparare, quindi non guardarono assolutamente chi c'era, chi non c'era. L'idea era di andare a colpire quelle persone, chiaramente, insomma, poi e a volere, la confusione lì regnò sovrana. Ecco. A volere quella strage, quindi era questa criminalità ancora, cioè mafiosa, ancora più vocata agli ulteriori salti di qualità nelle tecniche criminali, che non sopportava i fastidi, insomma, di queste piccole organizzazioni. Lì ormai la stida ormai era, come dire, nella sua fase calante. Provavano a rimetterla in moto, tenendo in considerazione, cioè, considerando, diciamo così, l'alone di dominio. Ecco, no? Sì. Cioè, ma non riuscivano poi più. Sono stati gli episcopo, no? Ma lì gli episcopo vengono, sono legati a Cosa Nostra, no? Sì. Sono gli episcopo che per conto di Cosa Nostra fanno questa strage. Vendono le rispettive cause. Vendono le rispettive cause perché lì c'è stato un problema tra di loro, insomma, avevano avuto problemi di partite di droga non pagata, quindi c'è questione, diciamo. Comunque di caso, nel contesto, diciamo, quisquiglie che riguardavano i loro interessi, ma fu fomentata questa cosa perché da quel momento ci si libera automaticamente dell'episcopo, ma ci si libera soprattutto della stida, perché quelli sono gli anni in cui poi ci sarà Agenda 2000, sì. Quindi i fondi europei. Sì. Con tutto quello che significa, ma non solo a Vittoria. Una mafia che opera su altri piani. E non può più tenere nel territorio persone, insomma, tra virgolette, io li definisco. Che disturbano. Straccioni, no? Perché poi questi sono. È inutile che disturbano gli affari. Quando parliamo di queste persone, non parliamo di persone di livello mafioso, di un certo tipo di livello mafioso, parliamo di quella mafia, diciamo, della mafia degli schiacciati, ecco. La mafia degli schiacciati che dà fastidio agli interessi, ma dà fastidio anche alla magistratura, quindi la mafia che viene contrastata poi materialmente dalla magistratura, dalle forze dell'ordine è questa. Ora poi arriviamo. Cioè, non è l'altra mafia, no? Non è l'altra mafia. E lì, come dire, poi i perimetri, no? si perdono e quindi non si capisce chi contrasta cosa. Oggi possiamo dire anche con la verità storica, ma anche giudiziale, che poi successivamente è stata ricostruita, che a volere quella strage di San Basilio e a fare uccidere quei 3 appartenenti alla stida, ma anche quei 2 ragazzi totalmente innocenti ed estranei, furono i clan di Gela Mazzarino, che erano integrati in Cosa Nostra e che soprattutto facevano capo a Renzivillo e ad Emanuello. Esattamente. I mandanti, sì, diciamo, sono diciamo così, sì, esattamente. Insomma, i mandanti stanno lì. Però il passo successivo è quello, Angelo, cioè eliminare e togliere di mezzo la mafia dei pastori, no? E questa mafia, diciamo, questa mafia fai da te, che era la stida, no? Tutta locale, tutta, o quantomeno che riguardava una piccola regione. E
E da lì in poi chiaramente partono gli interessi, quelli veri e reali, quindi non puoi più avere persone che entrano in contrasto per piccole partite di droga e si sparano, e quindi c'è l'attenzione da parte degli organi inquirenti e i riflettori puntati sul territorio. E dal punto di vista degli obiettivi che gli autori di quella strage si erano posti, dal punto di vista del loro movente, il loro piano è riuscito perfettamente? Cioè, dopo quel 99, che succede in questo territorio? Dopo, è stata la mafia appunto dei vincitori? Ma quella è la mafia di cui si parla oggi, no? È la mafia che non si vede più, perché la mafia è tornata a fare la mafia, non si vede più. Fa affari in silenzio e quindi... C'è una frase bellissima di Letizia Battaglia, no? Cioè, lei per anni ha fatto delle fotografie. Adesso non sa che cosa fotografare, perché effettivamente non vede, perché era la mafia dei Corleonesi, che era poi molto simile alla Stida, no? Che era la mafia che ammazzava, uccideva, certo. Che era poi, come dire, la narrazione che piace per fare le serie TV, eccetera, eccetera. Ora questa narrazione non c'è più, certo. C'è un'altra narrazione, che è una narrazione di cui nessuno vuole parlare, di cui nessuno parla. Certo. Lì è più difficile che Letizia Battaglia, lo dico sì, simpaticamente anch'io si l'ho detto. Si possa appostare nel luogo in cui certo, accadono le cose. Ma è impossibile, capito? Perché lì c'è un salto di qualità. Io guardavo qualche giorno fa gli ultimi dati, diciamo, dello WIF, l'ufficio... antiriciclaggio che fa gli studi alla Banca d'Italia, cioè, questa è una provincia strana, no? Qui gira molto contante, qui ci sono molti bonifici da e per l'estero, ci sono poche segnalazioni però rispetto a tante altre province. Io a breve pubblicherò questa cosa, la farò vedere proprio sì. Plasticamente. Beh, non lo dico tanto io. Le segnalazioni antiriciclaggio dovrebbero essere abbastanza semplici ormai. Dovrebbero, no? Però praticamente basta vedere i cartogrammi e ti rendi conto, insomma, che in provincia di Ragusa segnalazioni da questo punto di vista sul contante e sui bonifici da e per l'estero ce ne sono pochissime. Ma se qui abbiamo, come dire, ogni giorno si trova 30, 40, 50, a volte anche qualche quintale, no? Di droga, no? Ma se c'è tutta questa droga che circola, assieme a questa circoleranno tanti altri soldi, sicuramente, no? Per forza, non può essere diversamente. Questi soldi però devono poi rientrare da qualche parte, li devi riciclare, li devi reinvestire. Come li reinvesti? Hai bisogno poi di professionalità specifiche che ti permettono di fare rientrare queste somme nell'economia legale. Per capire cosa ne fosse però di quella mafia, di questa vicenda, perché poi ovviamente la storia è sempre abbastanza più frastagliata, certo. E complessa, è chiaro che si tende naturalmente, umanamente, a ridurla, a semplificarla, certo. Però la realtà è sempre molto più vasta e spesso non se ne viene neanche a conoscenza, però cercando di mettere insieme i puzzle, tutti i tasselli di questo puzzle, per esempio, una pietra miliare è l'omicidio Brandi Marte del 2014. No? Ecco. 7 anni fa appena, quindi siamo già in epoca abbastanza sempre recente, sotto le feste di Natale, a Vittoria, in pieno centro a Vittoria, in una zona centralissima, mi pare via Roma, quindi sì, vicino sì. A centinaia di persone, mi pare che fosse una domenica pomeriggio, sì. Con centinaia di persone vicine, tanti colpi d'arma da fuoco, 7-8, per uccidere un calabrese mafioso della cosca Molè Piromalli, una delle più potenti e sanguinarie dell'andrangheta calabrese, che a sua volta è l'organizzazione mafiosa sicuramente più ricca potente. E potente al mondo, che stavano a Vittoria, e questo fu ucciso a Vittoria. Perché fu ucciso a Vittoria? Peraltro poi si scoprì che da anni veniva a Vittoria, frequentava Nigido, che poi fu ucciso a sua volta sempre nell'ambito di questi agguati mafiosi per regolamenti di conti, era in contatto con delle imprese. E la famiglia Brandi Marte era in pratica padrona del porto di Gioia Tauro, dei flussi di droga e non solo del qualche porto mese di Gioia prima, Tauro. Qualche mese prima i fratelli furono arrestati per qualcosa come mezza tonnellata di cocaina. E sicuramente erano interessati al mercato di Vittoria, perché centinaia di tir che partono da Vittoria, magari alcuni fanno tappa al porto di Gioia Tauro, perché i Brandi Marte erano a Vittoria? Ma io non penso che il problema sia solo il mercato ortofrutticolo, secondo me questo è un altro errore, no, che spesso si fa, si guarda al mercato ortofrutticolo ma non si guarda a tutto ciò che gira in questa provincia. I camion non servono solo al mercato ortofrutticolo, è vero che ogni giorno al mercato ortofrutticolo partono
200-250 case, non solo dal mercato, complessivamente dal territorio di Vittoria, 200-250 case, ma non c'è solo il mercato ortofrutticolo, ci sono diversi centri commerciali, questi mica vengono serviti con gli elicotteri, anche lì arrivano dei camion e partono dei camion. Chiaro, quindi perché tutta quella merce viene trasportata su gomma e noi conosciamo bene, insomma, no? Modica, Ragusa, ci sono diversi centri commerciali che devono essere forniti. Quindi in questo caso... Quindi lì si inserisce, diciamo, l'idea, almeno questo è quello che penso io, lì si inserisce, come dire, la mafia che, dei servizi, no? Perché la mafia non entra mai nelle produzioni. Nel campo dell'edilizia si ferma materialmente al movimento terra, che è la cosa che costa di meno e può investire di più. Rispetto alla sfera degli interessi, per esempio, di una cosca criminale come questa di Gioia Tauro, no? Con il flusso della droga dal Sud America e poi nelle varie località, fra cui ovviamente anche la Sicilia sudorientale e quindi la piazza di Vittoria, non solo, e il porto di Gioia Tauro. Quindi Vittoria viene in rilievo non per il mercato, ma perché luogo a prescindere dal mercato che può essere snodo di autotrasporto e quindi di traffico. Esattamente, è questo quello che conta. E questo è ciò che conta praticamente. Non è tanto il mercato ortofrutticolo. Può essere il mercato ortofrutticolo come può essere un centro commerciale qualsiasi. Il mercato ortofrutticolo è un centro commerciale, né più né meno. È il luogo dove si incontra domanda e offerta. Ma in questa provincia ci sono molti luoghi dove si incontrano domande e offerte, molti luoghi che devono essere chiaramente serviti di materia prima. E questa materia prima arriva tutta su gomma, non arriva con altri mezzi, non abbiamo noi cargo, no? Le ferrovie cargo, non abbiamo gli aerei cargo, abbiamo tutto ciò che arriva in questa provincia arriva su gomma. E questo è chiaro, è evidente. Cioè non... Quindi non bisogna guardare solo ed esclusivamente il mercato, ma bisogna guardare l'economia in generale di questa provincia. E chiaramente una mafia attenta, molto imprenditoriale come l''Ndrangheta, guarda attentamente queste cose, ha molta, come dire, punta molto l'attenzione su queste cose, perché lì puoi chiaramente costruire i rapporti. Nel blog di Giorgio Stracquadanio, questo assassinio di Brandimarte di 7 anni fa, mi pare che fu il 14 dicembre 2014, quindi 7 anni e un mese, neanche, è stato giustamente riconsiderato anche in questa prospettiva di lettura storica, ma non mi pare che la memoria fosse stata molto attenta in tutti questi anni di questo episodio, al di là delle prime notizie pubblicate proprio dal punto di vista dell'informazione quotidiana, diciamo, nonostante si sia saputo subito, perché l'assassino si costituì la sera stessa, anche cosa lì, stranissima, anche lì, molto strana quella vicenda. Anche lì c'è una traccia molto importante che potrebbe anche giustamente gli storiografi della mafia, i mafiologi, insomma, fare riflettere molto, perché evidentemente c'era per nascondere il vero movente sostanzialmente. Sì, sicuramente. Io penso proprio per attenuare anche le responsabilità in una logica di prosecuzione degli affari mafiosi. Certo, ma è normale, ma è normale. È così, se io la condivido perfettamente questa tua considerazione. Però non se ne è mai parlato, difatti merito a Giorgio Stracquadanio, ecco, per averla rilanciata oggi. Sì, ma la rilancio, ma ci sono molte altre cose che se tu vai a spulciare nel blog troverai, no? Cioè, con i dovuti riferimenti, cioè ci sono state diverse operazioni che riguardavano altre strutture economiche che stavano al di fuori di questa regione e poi si trovavano dei collegamenti con personaggi legati ai Piromalli Mole che operavano a Vittoria piuttosto che in un'altra realtà. Quindi è questo il problema. Io sono convinto che la strage del 99, così come ci fu l'omicidio Girasa e si cambiò con il Gallo, così come il Gallo furono purtroppo, tra virgolette, chiaramente purtroppo, insomma, fecero una brutta fine e quindi poi ci fu l'era della Stida, così come poi l'era della Stida viene chiusa col sangue, anche quella, anche col sangue purtroppo degli innocenti, e poi inizia una nuova mafia che, come dire, gli storiografi, i mafiologi, così come li definisci tu, la chiamano la cosiddetta mafia liquida, cioè non si vede, non si vede, ma è qualcos'altro. È la mafia che ritorna ad essere se stessa, però. Non c'è niente di nuovo. È la mafia che ritorna, come dire, sotto traccia e costruisce i suoi rapporti. Quello che ha sempre fatto.
quello che ha sempre fatto Riina, così come la Stidda, ha dato, come dire, hanno acceso i riflettori su questa organizzazione. Hanno acceso in modo prepotente i riflettori su questa organizzazione. Se ne è parlato troppo, non se ne deve parlare più, si deve fare di tutto per non parlarne più. E stanno cominciando a costruire questa nuova tela, no? Io ad esempio penso, così lancio, c'è tutta la vicenda del PNRR, no? In questo paese però il PNRR sarà un grande affare, un grande affare però che non si guarda con attenzione che all'interno di questo grande affare possono sicuramente starci determinati tipi di interessi, determinati tipi di personaggi che hanno l'intenzione di acchiappare quei soldi. Sono 230 miliardi circa, arriveranno a pioggia un po' dappertutto. Certo. Peraltro sì, c'è per fortuna rispetto alla fisiologia corrente anche di un certo vizio italiano. Ma non si parla di mafia, pubbliche, cioè, non si sta parlando di mafia, sotto il profilo anche, come dire, della certezza degli obiettivi. Certo. Però c'è anche la emergenza delle procedure in deroga straordinarie. Ma questo ed è lì che si inseriscono le anomalie. Io ti faccio un esempio banale, emergenza rifiuti. Nell'emergenza e nella deroga alle leggi, in Campania la Camorra ha dettato legge nella gestione dei rifiuti. In Campania la Camorra ha dettato legge nella gestione dei rifiuti, perché c'era l'emergenza. L'emergenza significa più poteri discrezionari e perfino arbitrari in capo a poche persone, a pochissime persone. E quindi senza una valutazione selettiva. Non c'è nessuna valutazione selettiva. Quindi, certo. Se pensiamo alla liberalizzazione dei subappalti, cosa significa? Certo. Dal 1 novembre gli appalti sono stati liberalizzati. Pensa tu cosa significa questo. Certo. All'interno, diciamo, di una massa di denaro così enorme che servirà per fare infrastrutture, e quindi serviranno imprese che dovranno fare movimento terra, perché anche per fare passare la fibra serve il movimento terra. Sì, certo. Capito? Cioè, considera tutto anche, questo anche cosa significa. La più moderna possibile, poi ha bisogno di vivere nel terreno. No? Perfetto, bravo. Quindi pensa tu questo cosa significa, no? In un territorio come questo, ma non solo in questo territorio, nella Sicilia, nel Meridione, nel Nord Italia, perché non dobbiamo dimenticare che ormai sono forti e ben radicati anche là. Certo. E pensa al fatto che non c'è una norma che impedisce, perché questi soldi devono essere spesi, perché si deve rendicontare tutto, entro il 2026. Certo. Quindi abbiamo 5 anni di tempo per spendere 230 miliardi. Peraltro, da questo punto di vista, sì, qualche allarme è stato lanciato, come adesso, ma sempre in maniera astratta e generica. Sì, non si entra nel merito. Le istituzioni sono poco attente. Di specifico per verificare. Mi sembra di rivivere la stessa situazione, diciamo, che abbiamo vissuto a Vittoria, dove le istituzioni erano poco attente. Peraltro, il valore quasi apodittico della necessità di non perdere il treno è tale che zittisce e anestetizza qualunque coscienza critica. Non si deve parlare di queste cose, non si parla di mafia. E chissà quindi cosa sta succedendo? Noi facciamo un esempio così banale, tanto per intenderci, se abbiamo potuto fare le riflessioni che abbiamo fatto, per esempio, rispetto al contesto in cui matura quel fatto di Vittoria, l'assassino Brandi Marte, ma solo perché è successo, no? Sì, esattamente. Se non fosse successo, nel senso che magari non era necessario all'assassino di uccidere la sua vittima, ma i fatti collegati erano tutti veri e noi neanche li conosceremmo, no? Esattamente. E così accade per tante altre cose. Una su mille, per sbaglio, la intercettiamo. Quello fu un fatto, pubblica. Come dire, ci fu questo errore, chiamiamolo così. Certo. Ci fu questo litigio tra i due. Per completare, siamo già in conclusione. Allora, rispetto a questo excursus storico che abbiamo fatto della lotta tra la mafia nella forma della galassia della Stidda e l'altra mafia, quella più potente, meglio organizzata e centralizzata, sia pure attraverso le varie mutazioni che ha avuto nel tempo, questo scontro ha ovviamente avuto tutta la storia che ha avuto, che abbiamo detto, ma per esempio ha fatto una vittima, come dire, tra le più limpide e le più alte anche della nostra memoria storica e culturale, che è Rosario Livatino, il giudice ucciso a Caricattì nel 90, il giudice giovanissimo, beatificato da poco.
che lo fece uccidere la Stidda, ma perché a torto pensò che in qualche modo favorisse Cosa Nostra, quando invece Livatino era uno specchiatissimo magistrato che ovviamente contrastava in maniera integrale la mafia di ogni risma, ma quelli della Stidda pensarono che in qualche modo fosse contro loro. Certo, perché c'è sempre stata questa cosa, diciamo, no? Che la mafia fosse un pezzo dello Stato. C'è un pezzo dello Stato, diciamo, che comunque ha degli atteggiamenti. Perché in effetti non è il caso di Livatino, ma poi lo Stato in molti suoi uomini, è chiaro che si asservivano agli uni o agli altri. Sì, certo, certo. Per esempio, non so, l'omicidio di Emanuello, no? Sì. Cioè, l'assassino di Emanuello è avvenuto per mano della polizia, cioè durante la fuga, no? È avvolto nel mistero, in tante ombre, e quello ci, al di là delle responsabilità ovviamente che non sono state accertate, non so se ce ne siano, non è questo il punto, ma come dato storico complessivo è chiaro che si iscrive in un contesto nel quale c'erano rapporti poco chiari tra uomini dello Stato, investigatori, magistrati o altro, e pezzi delle due associazioni criminali. E in genere lo Stato era molto più forte nel perseguire la Stidda, la cosiddetta mafia minore, per poi forse accreditare il merito di questa azione di contrasto e offrirlo con il massimo del beneficio all'opinione pubblica, è così? Torniamo molto semplicemente a quello che dicevo prima, cioè quella è la mafia degli schiacciati e quelle persone danno fastidio. A tutti? Danno fastidio a chi lavora, danno fastidio perché si comportano male, perché creano le risse e quindi i locali non lavorano, eccetera, eccetera. Quindi lì si crea un'attenzione mediatica, no? Cioè. Ma è una mafia minore, non la definirei neanche mafia, cioè è criminalità, no? Che si atteggia, che ha comportamenti mafiosi, ma non è mafia. La mafia è altro. Io, come dire, voglio ritornare a quello che dicevo all'inizio. La mafia è tornata a fare il suo lavoro, cioè si è finalmente liberata dei piedi incretati, si è liberata di queste propaggini violente dove la violenza gratuita, spettacolare, creava poi queste attenzioni ed è tornata a fare quello che ha sempre saputo fare, cioè mescolarsi, nascondersi, trovare i suoi contatti e aggredire chiaramente finanziamenti, soldi, investimenti, riciclare il denaro che fa in modo illegale, perché il suo lavoro è questo. Bene, abbiamo esaurito il tempo a disposizione, ma se è possibile in 30 secondi una notazione flash, un pensiero sul presente, alla luce di tutta questa analisi storica, quindi di questa memoria, di questa coscienza, di questa conoscenza anche della realtà vittoriese, oggi come siamo? Oggi, con un'amministrazione comunale insediatasi 2 mesi fa, dopo 39 mesi di commissariamento per lo scioglimento dovuto ad infiltrazioni mafiose, oggi qual è lo stato della coscienza della città rispetto a tutto ciò che da allora ad oggi accade e appunto ne abbiamo ripercorso? La mia percezione è che è una città che per tutto questo periodo è come se fosse stata anestetizzata. La città ha vissuto in uno stato di anestesia, non riusciva, non capiva, non riusciva a spiegarsi e poi naturalmente ci sono i problemi giornalieri, la crisi che comunque, ciò che è la coda della crisi finanziaria, poi è arrivato il Covid, quindi tutto questo, come dire, messo diciamo, in un calderone, no, ha sbandato letteralmente la città. Oggi piano piano prova a riprendersi. C'è un sindaco che prova, come dire, a dare delle risposte, le prime risposte che può dare, sulle cose più semplici, sull'amministrazione corrente, la luce, l'acqua, riparare qualche buca. Perché anche questo a Vittoria, come dire, non c'era più. In questi 3 anni non c'era, ma non per incapacità dei commissari, no? Ma non penso che i commissari avevano il compito di andare a riparare le buche o di avere questa cosa. Io penso che lì dovrebbe essere, come dire, più la volontà dei dirigenti, dovrebbe essere loro a stare attenti a queste cose. La politica non guarda queste cose, dovrebbe guardare altro.
E quindi io, è una città che prova a rimettersi in piedi, con le prime cose, con le cose più banali, cioè come quando un bambino deve iniziare a camminare. Bene, ecco. Vedremo dove arriverà. Se riuscirà a camminare e a correre. Bene, e grazie a Giorgio Stracquadanio, blogger, il quale ha riportato qui alcune delle riflessioni appunto che in genere affida appunto al suo spazio di comunicazione e anche di elaborazione critica, in questo caso ecco sulla realtà e anche sulla storia della mafia Vittoria, che ha accompagnato la società vittoriese ma anche di gran parte del Ragusano, ovviamente di altra parte della Sicilia contigua, soprattutto la piazza violenta di Gela, come abbiamo appunto ricordato attraverso le vicende che abbiamo rievocato, soprattutto per cercare di mantenere ben chiaro e leggibile un filo storico, perché poi è la storia che ci insegna probabilmente a prevenire, contrastare, evitare errori gravi o comunque patologie sociali gravi come quelle appunto di un'organizzazione criminale che riesce a pervadere il tessuto sociale, a impossessarsene e quindi ovviamente a influire anche sulla qualità della vita di una intera comunità. Grazie a Giorgio Stracquadanio, grazie a voi. Quanti ci hanno seguito e prossimo appuntamento come sempre con Fatti e Opinioni.